Buongiorno e grazie a tutti voi di essere intervenuti, grazie ai relatori. Io ovviamente sarò breve, non entro nel dettaglio perché lo hanno fatto sinora quelli che sono intervenuti prima di me, lo faranno quelli che interverranno dopo di me. In particolare ringrazio anche gli assessori per il contributo fondamentale in tutto questo. Io ci terrei a fare qualche considerazione di carattere generale. Innanzitutto che l'amministrazione ha sempre avuto, sin dal primo momento, e uso il termine amministrazione perché c'è un lavoro di squadra dietro a tutto quello di cui stiamo parlando, c'è chiaramente la direttiva del sindaco, ma c'è una squadra che diventa sempre più coesa, più forte, più convincente. Per squadra non intendo, e voglio fare questa ulteriore precisazione, solo il livello politico, ma tutto il livello amministrativo, compreso la partecipazione delle società partecipate. Perché c'è una strategia? Perché noi 6 anni fa ci rendemmo conto perfettamente che Napoli non aveva un soldo e che era completamente indebitata. Quindi abbiamo lavorato sulle concrete possibilità che potevamo mettere in campo per attrarre investimenti pubblici, e di questo stiamo parlando oggi, e anche privati che sempre di più stanno investendo nella nostra città. Quindi fondi europei. Io devo sottolineare che questo che noi presentiamo oggi è un risultato eccezionale, ma pensate che goccia nel mare che io trovo assolutamente non positivo che vengano assegnate alle città metropolitane somme così basse. Cioè stiamo parlando della città metropolitana di Napoli, 86 milioni. Allora mi chiedo, di fronte a una progettualità di questo tipo, di fronte a una capacità di gestione e di programmazione di questo tipo, di fronte a amministrazioni che non restituiscono un euro di pubblico indietro, di fronte a progetti che vedono la diretta partecipazione del popolo, non solo in termini di ascolto, ma in termini proprio di condivisione della progettazione, perché non fare quello che tanti sindaci chiedono, che l'ANCI chiede e che Bruxelles vuole, che il governo nazionale secondo me vorrebbe fare, e qui veniamo a uno dei nodi fondamentali, scelte strategiche che il Paese deve prendere. Vogliamo continuare con le programmazioni infinite tra le regioni d'Italia, Bruxelles, il governo nazionale e i beneficiari alla fine che oggi prendono le risorse che avrebbero dovuto avere 10 anni fa, o vogliamo avere il coraggio, la forza, l'intelligenza, tanto i sindaci sono di tutti i colori politici, quindi non è che stai facendo un discorso per Napoli, sto facendo un discorso che va da Palermo per finire a Torino. E io sono stato 2 anni a Bruxelles e Strasburgo, sono stato il presidente della Commissione Controllo Bilancio del Parlamento Europeo e una delle mie proposte fatte nel 2009 è stata esattamente questa che è passata in Commissione, in Parlamento Europeo, quindi questa è la linea. Oggi l'Italia deve decidere, lo dico, perché siccome non solo Napoli ma le altre città hanno una grande sete di risorse e una grande voglia di progettazione, e aggiungo anche una capacità, perché poi con queste formule si può anche ampliare la possibilità di una progettazione partecipata anche attraverso l'assistenza tecnica, quindi anche laddove non arriva l'amministrazione perché i progetti cominciano a essere tanti, l'assistenza tecnica va in questa direzione. Quindi noi ci candidiamo a essere sempre di più enti non solo beneficiari ma enti intermedi, perché guardate quello che è stato fatto, in particolare quello di cui si è più parlato col bando delle periferie per quanto riguarda le vele, ma vale anche per tanti altri progetti, è il frutto di una vita amministrativa e politica fatta sì a Palazzo San Giacomo, la sede del comune, nelle municipalità, ma è fatta anche per strada. Cioè questi progetti servono per rispondere innanzitutto non ai bisogni personali del sindaco o dell'assessore, al capriccio di Tizio, al capriccio di Caio, serve a rispondere ai bisogni laddove non arriviamo con i bilanci ordinari, e basta che si ascolta con attenzione quello che gli assessori vi hanno detto e vi diranno, che le linee strategiche sono soprattutto quelle dove c'è maggiore sofferenza e maggiore affanno: mobilità, sostenibilità energetica, inclusione sociale. Guardate, ogni giorno siamo sui giornali, invece di parlare magari degli scandali, che ne so,
delle chiusure dei presidi pubblici che da Napoli a Battipaglia, in tutte le parti si continuano a chiudere i presidi, si parla se è partito con 3 giorni di ritardo le assistenze alle politiche sociosanitarie che il Comune solo con capacità acrobatica è riuscito a garantire anche in questo bilancio, ma se non troviamo nuove leve noi andremo sempre in affanno. Qui ci sono le nuove leve, e se a queste nuove leve aggiungiamo il patto per Napoli, se al patto per Napoli aggiungiamo i bandi per le periferie, se aggiungiamo tutte le altre leve, voi che avete la pazienza di ascoltarci, vi diamo questo dato. Noi nei prossimi 3 anni metteremo sul territorio della città di Napoli e della città metropolitana di Napoli non meno di 3 miliardi di euro per infrastrutture, servizi e miglioramento della qualità della vita, che se noi non avessimo avuto capacità di progettazione, capacità di gestione, credibilità, strategia, visione politica, noi saremmo stati qua andare avanti col bilancio ordinario del Comune di Napoli che serve per pagare stipendi, acqua, luce e gas, come dice il capo di gabinetto, e il 2-3% che noi possiamo destinare alla discrezionalità delle linee politiche dell'amministrazione. Quindi questo vuol dire che noi siamo disponibili a accettare le sfide, perché quello che vi ho detto non si realizza se non c'è una competenza, se non c'è la sinergia giusta con il governo nazionale, i governi regionali e gli enti locali. Col governo credo che si è instaurato su questi temi, parlo del governo nazionale, un rapporto di cooperazione istituzionale particolarmente efficace, perché quando ci si siede attorno a un tavolo o diciamo in un tavolo rettangolare l'uno di fronte all'altro e si mette, come dire, la progettazione, le iniziative, il lavoro che è stato fatto e ci si rispetta, noi abbiamo raggiunto dei risultati incredibili in pochissime settimane e in pochissimi mesi. Oggi noi siamo in condizioni sempre di più, come avrete potuto vedere oggi anche dalle schede eccetera, che si tratta non di progetti a venire, non di cose astratte, non di cose che verranno i nostri figli, i nostri nipoti, sono cose che cominciamo a vedere adesso, che stiamo già incominciando a vedere adesso, dalla progettazione delle vele, ai lavori alla Riviera di Chiaia, all'accelerazione della linea 1 e linea 6, ai progetti dell'inclusione sociale, l'informatizzazione e la digitalizzazione. Ma io me li ricordo 6 anni fa, quando mettemmo per la prima volta piede, non comunicavano tra di loro gli uffici pubblici della nostra città, ABC Acqua, che all'epoca si chiamava ARIN, non sapeva il catasto non sapeva i tributi non sapeva il patrimonio. Patrimonio ci ha messo 2 anni prima che sapessimo qual era il patrimonio del Comune di Napoli, ma quella è un'altra storia. Quindi credo che da questo punto di vista oggi c'è una certezza. È evidente che noi non possiamo sbagliare, perché io, siccome sono uno e così come la mia squadra, che ci piace assumerci le responsabilità, quando uno si assume una responsabilità poi deve essere in grado di mantenere questi obiettivi e quindi chiamare tutta la squadra a quel senso di responsabilità, di concretezza, per dimostrare all'Europa, al governo nazionale, alle strutture tecniche, ai comitati della coesione e della gestione, alla regione Campania, che noi siamo in grado. Solo un dato, che lo sappiamo tutti ma ricordiamo: noi negli ultimi tempi abbiamo cominciato ad avere materialmente le risorse economiche, pensate un po', della programmazione europea 2007-2013. Noi addirittura non siamo stati proprio chiamati all'inizio nella programmazione dei fondi europei 2014-2020. Ma a voi sembra normale che la città capoluogo, capitale del Mezzogiorno, 56% degli abitanti della regione, città metropolitana, non venga chiamato? Perché c'è chi dovrebbe fare solo programmazione e dice: no, io devo contare anche se tu vuoi mettere la lampadina tale o la lampadina così. Che tipo di... Ma così non andremo mai avanti. Questo è il tema. Le città, ve lo dico anche come vice... chiudo, mi avvio a chiudere, come vicepresidente dell'ANCI, questa non è la posizione di Luigi De Magistris. Certo, noi la portiamo con più forza, perché crediamo nelle cose che facciamo, perché non abbiamo problemi di valutazioni opportunistiche, che se uno dice una cosa qualcuno se la può pigliare a male. Così funziona ovunque, anche dove ci sono città il cui sindaco appartiene allo stesso gruppo politico che governa la regione. Oggi noi rischiamo di rimanere bloccati, lo voglio dire in questo incontro così importante, nel conflitto tra città metropolitane e regioni. Il paese deve decidere: vogliamo puntare sul PON metro, città metropolitane, mettere insieme il capoluogo con gli altri comuni a Milano, a Torino, a Genova,
a Bologna, a Roma, a Firenze, a Napoli, oppure vogliamo continuare a quella conflittualità istituzionale che farà rimanere bloccato per i prossimi anni questo tema? Questa è la vera sfida. Io credo che l'esperienza non solo di sindaco, ma anche di parlamentare europeo e, se posso aggiungere, anche di magistrato, che per 15 anni mi sono occupato come il denaro pubblico con i fondi europei, invece di essere destinato ai progetti veri, andava ad altri progetti che erano criminali. Io credo che se si affida alle città, i cui sindaci sono eletti direttamente dal popolo e che rispondono direttamente alla città, invece di dare 86 milioni, che per noi, sia ben chiaro, è come una pioggia di diamanti che cade dal cielo, a me non mi avete mai sentito lamentare, io pure se ho 500.000 euro, noi proviamo a moltiplicarli da 500.000, farne a diventare 1,5 milioni, però non vi sfugge, parliamo della capitale del Mezzogiorno, 86 milioni, mi par di capire che non è quella la strada. Il metodo va bene, i progetti secondo me che abbiamo messo in campo dimostrano lungimiranza e connessione con i nostri territori. Ci auguriamo che il governo nazionale, i governi nazionali che verranno, abbiano la determinazione giusta, perché io so che il governo crede in questa opzione, però ci vuole la determinazione, perché significa fare delle opzioni, che la prossima volta noi città potremmo contare su cifre più alte. E attenzione, città non significa Napoli, città significa Napoli più 91, che sono i comuni della città metropolitana. Quindi significa entroterra, significa mare, significa siti UNESCO, significa area flegrea, significa agricoltura, significa tutto. E questo vale anche per Torino, dove il territorio, diciamo, è meno urbano e si estende fino alle montagne, significa Milano e significa Roma. Quindi noi siamo davvero soddisfatti, io voglio ringraziare davvero tutte le persone che in questi mesi, in questi anni hanno lavorato per dimostrare che questa è una città che sta veramente cambiando, e non cambia solo nell'immagine, nella cultura, nel turismo, che già di per sé sono cose eccezionali perché stanno trasformando la città e creando migliaia di posti di lavoro, ma il nostro obiettivo è rendere Napoli una vera e propria capitale di cui se ne possano beneficiare innanzitutto i napoletani che hanno scelto di vivere qua e le tante persone, abitanti e turisti, che nel venire alla nostra città potranno un domani avere assistenza per le persone più deboli, quindi diritto all'abitare, avere una mobilità non come quella di oggi che va in affanno, ma efficiente, avere una metropolitana più bella del mondo, non solo per le stazioni ma anche per i treni che saranno rapidi, essere all'avanguardia sull'efficienza energetica con le illuminazioni a LED, essere all'avanguardia sull'ambiente come abbiamo fatto sui rifiuti, no? Sui rifiuti mo ci abbiamo qualche soddisfazione in questi giorni, senza soddisfazione nel senso di ritenere come noi ce l'abbiamo fatta e la fatica che ci abbiamo messa, non perché siamo contenti che a un'altra parte si soffre, anzi noi molto umilmente abbiamo dato e abbiamo offerto disponibilità ad aiutare, perché se io vedo un sindaco in difficoltà non si fa l'attacco politico, si cerca magari di dare una mano. Quindi Napoli secondo me sta dimostrando, anche sui fondi europei, anche sul Pommetro, anche sul patto per Napoli, anche sul bando delle periferie, anche nei rapporti con il governo nazionale, di essere una città credibile che ha riscoperto una grande forza e determinazione, non perde l'umiltà rispetto alle altre istituzioni, ma ha dimostrato che l'autonomia politica di questa città non si tocca, ma questo non significa che non si possa cooperare a livelli istituzionali i più alti con il Comune di Napoli e la città metropolitana. Io ringrazio la squadra, perché solo con una grande squadra noi possiamo fare grande la nostra città. Grazie.